Eccoci qua. Oh, ciò che Buongiorno, buongiorno Stefano. la tecnologia, guarda. Buongiorno Stefano. Allora, Ciao. innanzitutto sono felicissimo che tu sia il primo ospite di questa nostra nuova trasmissione che si chiama Intervistagram. Quindi ci devi dire innanzitutto se ti piace il nome che abbiamo scelto. Vabbè, tanto uguale, dai. Va bene, Stefano. Allora, è un piacere ritrovarti. Ci siamo visti già qui ad Avellino. In questa breve chiacchierata che faremo oggi non parleremo solo esclusivamente di Avellino perché ci hai già raccontato tantissime cose. Da te vorremmo sapere piuttosto, insomma, che momento calcistico stiamo vivendo, se è davvero così cambiato il calcio dai tuoi tempi. Insomma, cominciamo così. Che calcio è questo di oggi? Beh, già la parola calcio non è bella perché non c'è niente di calcio. Poi, vista la situazione con questa pandemia, con problemi di stadi vuoti, epidemie di giocatori, insomma, credo che in questo periodo sia riduttivo parlare di calcio. Purtroppo bisogna giocare, si gioca, anzi, secondo me sono bravi anche i giocatori a portare avanti questo discorso, perché non è facile sicuramente giocare a certi livelli e certi ritmi nonostante tutto. Poi giochi ogni 3 giorni, non hai tempo, l'allenatore non ha tempo di allenare, ha solo tempo di fare la formazione, basta, cioè non c'è tempo per altre cose. Ecco, l'assenza di pubblico, che da quello che capiamo si dovrebbe prolungare almeno fino a settembre, che ruolo sta giocando secondo te? Forse più nelle categorie minori, per esempio, vedi l'Avellino che non ha il suo dodicesimo uomo, piuttosto che magari in Serie A, anche se comunque conta e conta. Beh, sarà un problema grandissimo il prossimo anno, insomma, salteranno tante squadre, non dico A e B, ma dalla C in giù credo che abbiano difficoltà a portare avanti un discorso del genere, perché insomma, con questo periodo senza incassi è dura, o trovano una soluzione generale, un aiuto dalla Serie A e dalla Serie B, insomma, della federazione che sarà, oppure sarà una carneficina di squadre che non si iscriveranno al campionato. Senti, veniamo un po' alle questioni della Juventus, che è una squadra che ti sta molto a cuore. Ti sta piacendo la Juventus di Pirlo? Sei d'accordo o meno con la scelta di affidare la panchina così importante ad un grandissimo calciatore che però non Beh, aveva mai allenato? neanche Trapattoni aveva mai allenato, insomma, e ha vinto tutto con la Juve. Ha avuto la fortuna di trovare una società, sia Trapattoni che Pirlo, di fiducia. Fino adesso i risultati ci sono, ha già vinto una Coppa, è forse in finale, forse in finale Coppa Italia. È lì al campionato, ha avuto nonostante tutto problemi come tutte le squadre, insomma, però insomma, è riuscito a trovare un equilibrio di squadra e ha avuto la fortuna di trovare dei giocatori intelligenti e forti, forti in tutto, psicologicamente, fisicamente, insomma, adesso stanno tornando e sicuramente darà fastidio a tutti. Ecco, so che tu sei uno che non ha peli sulla lingua, quindi mi piace farti qualche domanda. Ho letto e si parla del rinnovo magari anche di Cristiano Ronaldo. Ecco, in questo momento storico tu rinnoveresti un contratto faraonico per quelle che sono le casse delle società di Serie A o punteresti magari su un progetto leggermente più giovane e più ambizioso? Beh, più giovane e ambizioso c'è Messi, che fai? Lo cambi con Messi e via, però sì, sicuramente Messi andrà al Paris Saint-Germain, ormai il suo ciclo con il Barcellona credo che sia finito, anche perché insomma, abbiamo visto che economicamente certe squadre, anche Barcellona, anche squadre importanti, hanno difficoltà a tirare avanti. Sullo scontro Ibra-Lukaku, che idea ti sei fatto? Addirittura un'inchiesta, procura federale, sono cose che Ma possono capitare. sono coglionate, insomma, in primis un avvocato ti fa vincere perché dice non c'è pubblico, chi ti ha detto di mettere i microfoni? Insomma, primo, c'è la libertà anche di parola, insomma, uno può dire quello che vuole, insomma, è la buffonna che fa la bestemmia, vedi che si minacciano uno con l'altro, era successo anche ai tempi miei con Totò Schillaci,
un giocatore del Bologna, e Totò Schillaci ha detto ti faccio sparare, insomma. Addirittura. Sì, l'aveva già detto, insomma, però non è successo più di tanto. Insomma. Si sa che in campo e fuori campo si dicono tante di quelle cose. Tu sai benissimo che io ho vissuto 3 anni a Avellino e tu pensi quante cose abbiamo detto sotto passaggio, non solo dette. Immagino. Però anche fatte, insomma, ne abbiamo fatto uscire sangue un po' a tanti, però insomma era il famoso detto di Avellino, la legge del Partenio, la legge del Partenio, insomma. A proposito di Buffon, visto che l'hai citato, perché poi con te volevo parlare anche di questo, dei portieri, chi meglio di te, 43 anni per Gigi Buffon, te lo aspettavi a questa età, ancora a questi livelli? Erroraccio, errorino, come vogliamo dirlo, su Martinez, anche se era un tiro abbastanza forte, però poi si è riscattato alla grande nel secondo tempo, 43 anni. Ma se si diverte ancora, se c'è il fisico, se ci vede, sicuramente sarà un giocatore a vista, nel senso che sarà controllato, insomma, se la Juve non è che fa giocare certi giocatori nonostante che non ci vedano, insomma, ci vede bene ancora, le gambe tengono e finché dura va bene, si diverte. Poi è un calcio talmente tranquillo, non è di grande spessore, non male che può giocare la Coppa Italia, lei. Qual è il portiere che ti piace di più oggi, Stefano? Boh. Donnarumma, Meret che non trova continuità nel Napoli. Fanno fatica un po' tutti, anche perché purtroppo ci sono telecamere ovunque, il tuo errore una volta non si vedeva, se si vedeva era veramente un ago nel pagliaio, nel senso che era difficile che una telecamera ti potesse far vedere tante volte gli errori come oggi. Ci sono tante telecamere, è normale che poi la tensione, è diverso, è un calcio particolare. Però quella generazione vostra, secondo me, forse fra 50 anni, non eravate tutti molto forti, c'eri tu, c'era Zenga. C'erano giocatori che, o portieri, o giocatori che si sono fatti il mazzo, hanno fatto la gavetta, che oggi non la fai. Insomma, noi abbiamo giocato con squadre piccole fino ad arrivare ad avere l'esperienza giusta di giocare in Serie A. Però la gavetta l'abbiamo fatta e è stata anche dura. Insomma. Oggi, se non hai un procuratore a 15 anni, 14, se non giochi in Serie A a 16, insomma, non c'è nessuno. Stefano, noi a novembre purtroppo ti abbiamo interpellato sulla perdita di Armando Maradona. A distanza di 3 mesi, quanto si sente la mancanza di un personaggio così nel mondo del calcio? Ma secondo me rimane immortale, insomma, non muore mai, perché vivrà per tutta la vita, specialmente a Napoli. Un giocatore di spessore di Diego, insomma, o sei vivo o sei morto, non ha nessun significato. Vivi sempre per quanto riguarda i tifosi napoletani e di tutto il mondo, perché ha lasciato delle cose talmente belle che non potrei mai dimenticarti. Però non ti ho mai chiesto nelle nostre chiacchierate che, insomma, c'è Messi, c'è Ronaldo, si avvicinano un pochino a Diego? Un calcio talmente diverso, oggi Messi e Ronaldo non lo picchia nessuno, insomma. Diego, per arrivare in porta, prima di partire li mettevano già 5-6 punti, e poi prima di arrivare li mettevano altri 5-6, insomma, gli danno tante scarpate che, insomma, solo lui poteva fare quei zigzag dentro l'area o fuori area, il famoso saltellino per non prenderle, insomma, non era facile tenerlo. Senti Stefano, noi quando abbiamo annunciato questa intervista con te, qualche domanda è arrivata, no? Qualcuno ci ha chiesto cosa hai pensato quando sei arrivato ad Avellino, forse intendeva proprio come Avellino città, cosa hai pensato, ti sei trovato subito a tuo agio, hai pensato Beh, dove mi trovo? Sono stato sfortunato perché diciamo che Avellino l'ho sentita per un mese, poi è venuto il terremoto, insomma, c'è stato quel dramma per gli avellinesi e per tutto il calcio irpino, insomma. È durato un paio di mesi. Sono arrivato a settembre, è cominciato il campionato, e a novembre è venuto il terremoto, insomma.
però dopo ci siamo uniti, siamo stati veramente 3 anni fondamentali, perché il primo anno, insomma, nonostante il terremoto, con 5 punti in meno ci siamo salvati, ma grazie anche ai tifosi, perché se no non sarebbe mai riusciti a fare la legge del Partenio, perché era difficile, insomma. Però ci siamo riusciti, siamo nella storia, c'è stato il miracolo Avellino, che vivranno per tutta la vita, come dicevamo prima di Maradona. Ci sono degli eventi in cui non potrai mai dimenticarti, no? Che rimarranno nei cuori di tutti noi. Insomma, abbiamo vissuto una parentesi dolorosa, bella, però siamo stati bene, insomma. Ecco, siccome Avellino ti è rimasta davvero nel cuore, ma anche sulla pelle, c'è un aneddoto del tuo primo anno alla Juventus quando sei andato via, perché ti abbiamo visto con una maglietta nera sulle spalle, ma era verde davanti. Bianco e nera, sì. No, era nera e verde. È verde. Era una, ma tutte maglie verdi ho avuto, perché anche la finale Coppa UEFA di Avellino era verde. Mi porta bene il verde e l'ho tenuto, insomma, dai. E ancora oggi sei indimenticato. Leggo anche i commenti che stanno arrivando. Ti salutano i tifosi. Grande Stefano. Qualcuno ha detto anche sei bellissimo. Nonostante tutto. Eh sì, non so se hai avuto modo di seguire qualche partita dell'Avellino quest'anno. No, non l'ho seguita, però sento di somma ogni tanto. Ci sentiamo. Che ti dice? Che ti dice il direttore? Va, L'ho sentito già all'inizio, quando c'era la pandemia, che aveva beccato tutti quanti, che non riusciva a allenarsi, era in ritiro, era disperato, non sapeva più dove mettere le mani, perché c'era quello che lo voleva fare allenare, il dottore non voleva farli allenare. Era un caos che, secondo me, insomma, poi, insomma, c'è talmente un'esperienza sia da giocatore, insomma, che da direttore sportivo, perché ha vinto anche tanto con squadre importanti. Con lo stesso Braia, credo che abbia vinto quello Juve Stabia. Sì. Un campionato, ha vinto Benevento, e vincerà anche l'Avellino sicuramente, perché, insomma, se uno è bravo, è bravo. Tra l'altro tu hai conosciuto la famiglia D'Agostino, il Sì. presidente. Beh, è un momento delicato, insomma, ci vuole anche coraggio, perché qua sborsa solo stipendi e basta, non incassa, o incassa pochissimo. Mantenere, come dicevo prima, una C in questa situazione, come dicevo prima, il prossimo anno tanti salteranno tantissimo, insomma, non riusciranno mai a colmare un debito. Basta guardare anche l'Inter, che ha difficoltà, perché, insomma, gli stipendi sono tanti, però se non c'è incasso è dura, e credo che questa è, per quanto riguarda la famiglia, vuol dire che c'è un attaccamento importante, perché sennò avrebbe mollato sicuramente. Senti Stefano, c'è una cosa che proprio non sopporti del calcio di oggi? Cioè, dici, ma questa cosa proprio non riesco a vederla, non riesco a sentirla, non so, ad esempio, Oh. i milioni che girano, gli stipendi. Sicuramente stipendi è quello che mi dà più rabbia, nel senso che ci sono giocatori che non meritano neanche il panino con la mortadella, insomma. Però, se questo è il calcio di oggi, che si attacchino e si attacchino loro, perché, insomma, vedo adesso c'è anche un po' di difficoltà da parte di tutti, non solo delle piccole, ma anche delle grandi. Sei, una domanda che sembra banale e retorica, però sentirlo poi dire da te è diverso. Sei contento della carriera che hai fatto? Hai un rammarico? Cioè, avrei voluto fare qualche altra cosa? No, questa è una domanda che devi fare a Zenga. No, perché? Perché io ho vinto tutto. Perciò dicevo è banale, però sentirtelo dire è diverso. Beh, ma Quindi. sai, io sono l'unico portiere al mondo ad aver vinto tutte le competizioni italiane, europee e mondiali, e ne sono fiero, con una sola squadra. Poi ho fatto la gavetta e ne sono fiero, perché mi ha maturato, mi ha imposto come carattere, come personalità. Poi io, insomma, ci siamo salvati con l'Avellino in Serie A 3 volte. Insomma, cosa vuoi di più dalla vita? Un cinar. Senti, hai citato Zenga, ma siete amici? Ma Non so se hai visto. siamo amici, però, sai, insomma, c'è sempre stata questa rivalità che ci ha portato anche a farci conoscere diversamente, che non come portieri, ma anche come persone esterne, no? Persone fisiche, umane.
abbiamo fatto di tutto, insomma, abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo fatto proprio, abbiamo cambiato un po' la tipologia dello stile del portiere che era prima, con Zoff, Albertosi, insomma, che erano tutti muti, tutti musoni, invece io e Zeng abbiamo un po' stravolto. E adesso lui stravolto. Va anche al Grande Fratello, si è fatto vedere. Sì, non è che abbia fatto bella una bella figura, ma comunque insomma, poi sono rapporti talmente delicati tra loro, sì, sì, che non è inutile, ognuno c'ha, come dicevano a Napoli, a cantate belle. Ma Stefano, guarda, è sempre un piacere sentirti parlare, perché come dicevo prima, non hai peli sulla lingua, è per questo che la Juventus ti multava spesso. Buoni pezzi. Ma io lo mettevo sempre come budget annuo, quando non parlavano di me doveva parlare per forza, insomma, rischiando anche le multe, però insomma mi hanno anche fatto conoscere diversamente, mi hanno fatto conoscere come, ma anche Avellino non è che scartavo, cioè, dovevamo stare attenti anche con Sibilia, a quello che dicevi, a quello che pensavi, a quello che facevi. Sennò gli schiaffi volavano col commendatore, da quello che so. Mi ricordo il povero Giovannone, una notte è arrivato alle 3 di notte e l'hanno massacrato, insomma. Però in campo menava. Poi c'è quell'aneddoto con Vignola, l'avrei raccontato 1000 volte, però meno male che era avanti lui, non c'ero io. Dovevamo raccogliere 5 milioni che aveva promesso. Si è preso uno schiaffone, io gli ho detto, gli ho dato la mano, grazie commendatore, io sono a posto, la ringrazio su tutto. Le hai lasciati quei 5 milioni alla fine per non prendere lo sì, schiaffo? Sì, non ce l'ha dato, non potevo continuare a dire, ma lei ce l'ha promessa. No. Poi la promessa. Anche perché vi stava vendendo la Juventus, dai, diciamo che era quello il premio. Senti, poi se dovessimo andare in voto, io sono candidato a Avellino, vengo a candidarmi ad Avellino. Addirittura, questa è una notizia, adesso ci apriamo il telegiornale con questo. Se andremo al voto, ho già la richiesta dalla Lega di venire a fare o onorevole o senatore, vediamo. Sicuramente i tifosi dell'Avellino sarebbero anche perché l'unico risparmio che avrei è che non pago albergo e mangio, perché vado al Malaga la sabatina. Ecco. E mi ospita per un mese, insomma, questo l'unica cosa buona è quella. Dai, comunque speriamo, Stefano, di rivederti presto ad Avellino, perché è sempre un piacere per noi. Vengo spesso, perché insomma con Sabatino abbiamo un rapporto talmente umano e viscerale, no? Tra tutti quei calciatori, quei giocatori che c'erano in quel periodo, insomma, Sabatino era il nostro papà, il nostro papà, secondo papà, perché insomma ci trattava in un modo talmente bello che insomma non è tuttora, sono passati 40 anni, non riesco a pagare un pranzo, non riesco. Senti, non ci provo mai. perché già sai che non ti va a pagare. Lo so che non pago, ma... Non so se hai sentito, Stefano, ed è una cosa ancora in fase embrionale, quindi non mi voglio soffermare tanto, però qui c'è il progetto dello Stadio Nuovo col presidente D'Agostino, quindi magari nello Stadio Nuovo viene a vedere le partite in un'altra categoria. Beh, non si sa mai, perché c'è sempre stato questo rapporto ultimamente con Diciom e tutto, che forse per darmi un incarico, ma non lo so, se il presidente poi ha bisogno di qualcosa, io sono disponibile. Non... Sicuramente certi giocatori che hanno fatto la storia di Avellino sarebbe giusto averli sempre in società, perché insomma è un appoggio in più che può essere utile alla squadra, ai stessi giocatori, alla società, che insomma, avere dei, come io, Juari, di Somma, giocatori che sono amati anche in quelle zone, insomma, può essere d'aiuto, no? Ma tu sei voluto restare fuori dal mondo del calcio, diciamo, per tua scelta? Insomma, non ti piaceva continuare da dirigente, allenatore, non so. Beh, me l'hai fatta te la domanda prima, no? Che io prendevo le multe. Insomma, io sono uno che sicuramente starebbe pochissimo in una città, insomma. Dovresti fare solo il presidente, ecco. Anche vice.
Va bene, almeno, Stefano. almeno non prendo multe, non prendo niente, Le insomma. fai Me le le multe? faccio, ma me le faccio anche da solo, insomma. Stefano, io ti ringrazio, è davvero un grandissimo Ciao piacere ragazzi. ovviamente chiacchierare con te e alla prossima, dai, ti aspettiamo ad Avellino ovviamente in tempi Io migliori visto con il Covid. spero in Draghi che faccia qualcosa. Se non lo fa, Speriamo. noi siamo a disposizione e io verrò giù a Avellino a candidarmi perché credo che sia il posto giusto, il momento giusto, ma non perché mi amano oppure perché so che posso prendere anche voti, ma perché secondo me io vorrei rendere quello che mi hanno dato, che è una cosa che ce l'ho qua. Vabbè, anche tu hai dato tanto, però, dai. Sì, ma rendere ai giovani, sullo sport, su tante cose, insomma, esperienza ne ho talmente tanta che sicuramente potrò metterla a disposizione, poi vediamo. Poi, sai, la politica è dura, poi con quella chiacchiera che ho io, insomma, anche lì non so quanto posso durare, no? Se mi gambizzano oppure mi... No. Va bene Stefano, va bene, dai, dai. Allora Ciao! speriamo le cose, speriamo in cose belle, nei migliori auspici. Grazie mille Stefano D'Acconi, un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Ciao Stefano, grazie.